Signore e signori, buongiorno e benvenuti a EMAC Milano. Come vedete, trasmettiamo oggi in diretta dalla nostra sede a San Giuliano Milanese. Qui a San Giuliano normalmente ci occupiamo di macchine nuove, però oggi vogliamo discutere un altro tema, cioè retrofit di macchine vecchie, macchine usate. Quando dico noi, vuol dire in particolare i miei colleghi, Fabrizio Tonin, il nostro direttore commerciale, anche direttore generale. Buongiorno a tutti. E Raffaello Baggio. Raffaello è responsabile per il service, per after sales in Italia. Buongiorno a tutti. Cosa vogliamo presentarvi e discutere oggi? Dopo una breve introduzione andiamo nei dettagli. Cosa vuol dire retrofit? Diamo una occhiata a una macchina per illustrare le varie azioni che possiamo proporre. Vogliamo ovviamente presentarvi la nostra offerta per quanto riguarda il retrofit di macchine usate e poi discutiamo quali sono i benefit di un retrofit. Allora, prima una breve introduzione. EMAC è un gruppo con 200.000 dipendenti worldwide, un fatturato di una mezza bilione di euro all'anno. Abbiamo durante gli anni, decenni scorsi, consegnato migliaia di macchine, più di 14.000 centri di tornitura, più o meno 6.000 rettificatrici e anche dentatrici delle nostre filiali EMAC Köpfer e EMAC SU, quasi 2.500. EMAC è un gruppo con una gamma di prodotti, di tecnologie abbastanza ampia, dalla tornitura, fresatura, rettificatura alla saldatura con laser e alcune tecnologie abbastanza esotiche. Perché questa gamma? Perché noi ci focalizziamo su pezzi di lavoro determinati, non facciamo tutto che si può fare nel mondo, ma focalizziamoci su pezzi, noi diciamo, strategici e proviamo di offrire soluzioni integrati che coprono la range di tecnologie necessarie. Qui in Italia, questo è lo stabilimento a San Giuliano dove siamo in questo momento. Abbiamo ovviamente clienti dappertutto nel paese. Fabrizio, quante macchine abbiamo in Italia più o meno? Oggi sono installate circa 3.000 mandrini in tutta Italia. Quindi dal monomandrino al bimandrino al trimandrino abbiamo circa appunto 3.000 unità installate. Oh. Non da dimenticare, non siamo i soli in Italia, abbiamo due stabilimenti, infatti tre, ma qui a San Giuliano Milanese per le vendite, per il service, e giù a Bologna, ad Anzola per essere preciso. Noi produciamo macchine per la finitura di ingranaggi, rettificatrici, dentatrici, stozzatrici, una gamma molto interessante. Service, ovviamente le macchine, anche macchine EMAC, richiedono una manutenzione regolare e anche riparazioni, revisioni regolari. Revisioni può includere anche un retrofit completo. E questa è una decisione un po'... si deve fare una riflessione perché dopo 20 anni, 30 anni, Fabrizio, se non mi sbaglio, abbiamo clienti con macchine con una età media di... Sì, l'età media è intorno ai 20 anni. Abbiamo macchine che sono installate da circa 30 anni, che sono ancora purtroppo funzionanti, però oggi è il tempo di pensare appunto a un retrofitting.
Ma dopo 30 anni, per esempio, normalmente il sistema di controllo non è più moderno, non è più disponibile, non è prodotto più. Esatto, obsoleto, quindi andrebbe sostituita o la macchina o appunto retrofittata. E quando si deve iniziare a comprare pezzi di ricambio per il controllo numerico su eBay, invece di andare direttamente al produttore, la vita diventa difficile e poi si deve considerare cosa fare con la macchina. Una nuova macchina ovviamente dà una lifetime abbastanza lunga, un'altra trentina di anni, però un retrofit ha vantaggi distinti, non soltanto perché l'investimento è più basso, ma anche con un retrofit il processo non cambia. Nell'industria automobile è molto importante di validare i processi di lavorazione e si sostituisce una macchina con un'altra macchina, è sempre una modifica del processo con molto lavoro che segue, e con una macchina retrofittata il processo non cambia. Allora ci sono alcuni aspetti da considerare e da riflettere su. E questo vogliamo fare oggi. Dicendo questo, io faccio un po' di spazio per voi due. Raffaello, c'è un altro microfono. Fabrizio, a voi. Grazie. Adesso entreremo più nel vivo grazie a Raffaello, che ci spiegherà nel dettaglio tutti gli aspetti tecnici degli eventuali retrofitting che possiamo gestire sia in casa che verso il cliente. Prego. Allora, EMAG Milano gestisce la fornitura dei ricambi per tutto il mercato italiano, dà il supporto tecnico e diciamo che il retrofitting per noi è importante, in quanto per noi la modernizzazione dei vecchi torni, quindi una riparazione, una revisione e l'aggiornamento degli impianti e delle attrezzature esistenti. Noi possiamo fare tutto quello che ci chiede il cliente, quindi la sostituzione di singole unità o moduli, quindi la riparazione di macchine e parti meccaniche danneggiate, la conversione quindi delle singole unità oppure di intere macchine, l'aggiornamento dei componenti CN, quindi come diceva il signor Christophe, l'aggiornamento dei componenti CN con nuovi controlli di ultima generazione, sia Fano che Siemens, o quanto richiesto dal cliente. L'ampliamento di impianti esistenti, e quindi delle singole macchine, soprattutto possiamo fare in EMAG Milano direttamente con i clienti italiani e con il nostro reparto di assistenza di tecnologia di produzione, modificare il processo o dare supporto ai clienti per il processo. E possiamo anche progettare impianti di produzione completi. Questo. Quindi Raffaello, sostanzialmente, oltre a revisionare, adesso stiamo vedendo il video di come normalmente revisioniamo le macchine, puoi sia revisionare macchine con controllo numerico Siemens che Fanuc o tutto quello che ti capita in giro, giusto? Corretto? Noi come EMAG Milano, grazie anche al supporto di EMAG Eislingen e di altri fornitori e partner sul mercato italiano, siamo in grado di fare e vogliamo revisioni per tutte le tecnologie e le piattaforme del gruppo EMAG. Quindi, ecco qua appunto vediamo, questo è l'esempio di un retrofitting diciamo completo, dove il cliente ci dà una macchina di X anni, direi abbastanza vecchia, di 20 anni, dove sostanzialmente viene ripresa, viene messa completamente a nuovo. Esatto. Cosa rimane della macchina vecchia? Il basamento. Parte meccanica, testa, sì. Torretta, eccetera, eccetera. Sì, quindi sì. Viene completamente smembrata, rimontata e applicata a tutti i componenti nuovi. Sì. Ecco, questo qua è... Ecco, questo è chiaro un retrofitting abbastanza estremo. Questo qua è quello totale, è quello che si fa...
generalmente ormai da anni, sia meccanico che elettrico. La condizione del tornio, visto prima di 20 anni, era pressoché buona. Abbiamo torni che sono in condizioni pessime. Questa è la macchina retrofittata che non è... Che diciamo che questo viene molto incontro a quello che diceva Christoph prima, sì. Ossia su linee dove le macchine sono esistenti e cambiare con un modulo nuovo diventerebbe complesso a livello di layout, uno esatto. Decide di rendere nuova la macchina e quindi non toccare nulla a livello di processo dove attualmente la macchina è installata. Esatto, soprattutto perché per il layout, quindi è importante non dover modificare anche il layout e l'automazione, il flusso che il cliente ha progettato magari negli anni. Qua vedo, oltre quindi a fare il mero retrofitting meccanico-elettrico, oltre a questo cosa possiamo offrire? Possiamo offrire, in base alla richiesta del cliente, spaziare dalla quindi semplice sostituzione dei gruppi costruttivi, quindi normale service, all'una elaborazione delle soluzioni chiave in mano complete tramite magari anche checklist e tramite visioni dei nostri tecnici. Durante la fase del retrofitting possiamo includere specifiche del cliente, quindi varie richieste e customizzazioni da parte dei nostri clienti. Possiamo fare con i nostri tecnologi, con il nostro reparto produzione, con l'esperienza più che ventennale di tecnici di Milano, supporto alle tecnologie. Sappiamo che possiamo anche eseguire la marcatura CE se richiesto, ma quando c'è un upgrade non è necessario eseguire marcature e certificazioni perché non cambia la... Quindi tu dici retrofitto la macchina, se vuoi fare un pezzo nuovo ti faccio il pezzo nuovo, quindi ti preparo la macchina per produrre un altro pezzo diverso da quello che tu producevi prima. Corretto. Però a quel punto io posso garantire un CM, un CMK, perché certo. Ovviamente la macchina l'ho retrofittata, conosco la condizione, quindi sì. Posso dare una garanzia di processo. Corretto. Dobbiamo fare, garantiamo, presidio, supporto alla produzione, la qualità CM, CPK, perché questo è quello che ci chiedono, è il nostro anche valore aggiunto nei confronti dei nostri competitor. Certo. Ecco, qua entriamo più nel dettaglio, quindi cosa significa retrofitting, retrezzamento, aggiornamento? Spiegaci nel dettaglio quali sono i vari step, che cosa potresti fare sostanzialmente con il retrofitting. Quindi nel dettaglio il retrofitting è il retrofitting delle singole unità, della macchina completa e sistemi di automazione. Quindi questi qua sono i principali punti per il retrofitting. Quindi completa decisione del cliente su come fare, poi entreremo nello specifico. Il riattrezzamento, quindi come dicevamo prima, progettazione e realizzazione del chiave in mano per i nuovi componenti, quindi sulle macchine retrofittate il supporto e la qualità di EMAG che i clienti hanno per le macchine nuove lo hanno anche per il service. Esecuzione di test di funzionalità e collaudi come per le macchine nuove, quindi stessa qualità, e supporto alla produzione con i nostri tecnici sia qua che in fase di installazione che di collaudo. Aggiornamento CN, facciamo aggiornamento che è la parte più importante degli ultimi anni, con le nuove tecnologie, aumento della velocità di campionamento è la parte più essenziale per quanto riguarda il retrofitting, con maggiore velocità di calcolo e la gestione in background che è aumentata. Senti, ma che controlli monti oggi? Oggi siamo in grado di montare FANUC, ma soprattutto vista ormai la richiesta di Siemens, che il mercato, che il Solution Line è ormai sul mercato da 15 anni, oltre a fare Solution Line abbiamo iniziato a fare per il prossimo anno revisioni e offerte per il nuovo Siemens One. Che è appena entrato, che è decisamente più competitivo, più performante, e siamo i primi a montarlo
con macchine già testate e già funzionanti, quindi qualità EMAG per il nuovo Siemens. Quindi perdona la mia ignoranza, un 840D non viene più montato, viene montato un Siemens One, giusto? Sì. E quindi il vantaggio qual è? Quello di avere più durata nei pezzi di ricambio? Quindi se... A parte essere un nuovo CN ovviamente. Certo. Okay. Beh, diciamo che se adesso Siemens manda fuori produzione il Solution Line e abbiamo 10 anni di ricambi, ora col nuovo, se partiamo a fare revisioni da quest'anno, dal prossimo anno con Siemens One, abbiamo minimo 20-25 anni di... Ok, quindi giusto per inquadrare, se io prendo una macchina che ha 30 anni con un 840C, non so... Come abbiamo già fatto, esatto. Posso montare un sì. Siemens One? Sì. Perfetto. Diciamo che con i nuovi aggiornamenti CN abbiamo la riduzione dei consumi energetici, questo è chiaro, dei cali energetici, i ricambi, non è più un problema reperire i ricambi sul mercato perché sono disponibili, come diceva il signor Christophe, non siamo obbligati ad andare al mercato nero o sperare che qualcuno ci invii dall'altra parte del mondo, da eBay o Amazon, dei ricambi. E quindi questo è quanto. Poi ci sono le macchine usate, che sono alcune macchine usate che possono essere anche vendute dal service, che sono macchine nuove, possono essere anche gestite poi in base alla richiesta del cliente. Queste sono altre ipotesi da fare poi a livello. Quindi oggi in un mercato in cui c'è una richiesta, quindi una carenza di macchine in pronta consegna, noi abbiamo l'opportunità di avere una serie di macchine a stock revisionate pronte per essere vendute, quindi integrate in un processo di lavorazione. Corretto, molte volte abbiamo avuto la possibilità di offrire le stesse macchine revisionate ai clienti in modo che potevano inserirle nel loro layout di automazione, quindi sostituzione e inserimento nel layout di linee di 20 anni e quindi sostituzione come fosse normale ricambio. Questo è appunto lo stabilimento di Milano, dove c'è una piccola overview dell'area dove normalmente eseguiamo il retrofitting, ovviamente con la sala metrologica che dopo vi faremo vedere live. Esatto. Questi qua sono delle... Questo è un esempio di quello che ha retrofittato di recente, giusto? Abbiamo retrofittato di recente. Sono controlli solution line e sono controlli su macchine che sono del 98, quindi la meccanica era buona perché facciamo revisioni, manutenzioni ordinarie e il problema era reperire i ricambi di Siemens Powerline del 98 e quindi ora il cliente è sicuro di avere le macchine disponibili, ricambi CN e anche del quadro elettrico completo per i prossimi 20 anni. Quindi qua cos'erano? Due VSC 500 del 98. Del 98. E la revisione è stata fatta dal cliente, sì, giusto? Esatto. E cosa è cambiato? Tutta la meccanica, l'elettronica? Abbiamo cambiato tutta l'elettronica, abbiamo cambiato... su richiesta del cliente per gestire i costi abbiamo cambiato solo quello che era stato richiesto, okay. Stand alone, e quindi abbiamo quindi meccanica, elettronica. E la domanda è: in quanto tempo l'hai fatto? 10 settimane. 10 settimane? Sì, 10 settimane. Quindi il cliente sostanzialmente ha tenuto fermo la macchina 15 settimane dal fermo produttivo alla ripartenza produttiva, 15 settimane di fermo. Diciamo che ha fatto 10 settimane di fermo, la 11ª e la 12ª in produzione, con il nostro supporto. Diciamo che dall'11ª settimana siamo partiti in produzione 20-30-40%, però già produrre con livello di produttività. Ecco, esatto, questo è il classico esempio dove effettivamente ha senso fare un retrofitting senza spostare le macchine, senza spostare la linea, perché immagino che sia una linea completa con più operazioni, eccetera, eccetera. Ottimo. Direi che è ora di fare un giro presso il nostro workshop, così facciamo vedere, o meglio, fai vedere i componenti che normalmente andiamo a sostituire sulle macchine dal vivo, almeno i nostri telespettatori vedono qualche pezzo di ferro dal vivo. Benissimo. Prego. Andiamo. Allora, questo è l'esempio di una macchina nuova del
VUL, ecco, questo qua è i componenti principali che noi andremo a retrofittare. Questo qua è una macchina nuova, quindi un VUL, ma noi andremo a lavorare sulla torretta, quindi questa qua è la parte della torretta disegnata e studiata da EMAG. Queste qua sono tutte le parti che verrebbero sostituite, cavi, tubazioni, eccetera. Qui più in alto c'è la parte della testa dove verrebbero revisionati e sostituiti tutti i cavi. Questo per rendere l'idea del lavoro che c'è dietro a una revisione. Più in alto si vede verrebbero sostituiti anche le catenarie, le tubazioni, i tubi, per rendere la macchina versatile per la produzione. Su richiesta del cliente facciamo anche l'upgrade del chiller, perché dopo 20 anni il chiller non ha più lavorazione, lavora in modo difficoltoso, non ci sono più i componenti per farlo lavorare e diciamo che non è più a norma, quindi è obsoleto. Ma ascolta, ti faccio una domanda, visto che oggi il tema energetico è di forte attualità. Io che ho una macchina vecchia, la revisiono, la retrofitto tutta, ho un risparmio energetico, esempio frigorifero? Certo, un risparmio energetico, perché il frigorifero è di qualità A++, ha dei componenti che utilizza glicole, può utilizzare glicole Freon diversi, che ha una capacità di raffreddamento diciamo più che raddoppiata, con consumi che sono del 60-70% in meno. Ok, quindi andando a cambiare tutta l'elettronica, incluso anche l'armadio elettrico, frigorifero, certo, motori, comunque avrò un risparmio energetico. Certamente. Rispetto a una macchina di 20 anni fa. Certo, ovviamente. Certo. Oltre a un livello qualitativo del prodotto, perché rimane raffredda anche il basamento, le nostre macchine vengono raffreddate, certo, il basamento, quindi rimane costante, meno spesa e meno manutenzione annuale da parte di Certo, frigorifero. Perché a casa nostra, raffreddando il basamento, il frigorifero insomma funziona. Sì, perché non fa soltanto la testa, ma non fa solo testa, ma fa mandrino, tutto il basamento, ovvio. Esatto, corretto. Quando revisioniamo noi quale macchine, cosa facciamo? Controlliamo qualcosa in sala metrologica? Sempre. Fai vedere? Sì. Allora, noi siamo sala metrologica quando revisioniamo le macchine e dobbiamo fare il collaudo. Quindi che cosa abbiamo oggi qua? Due Zeiss? Sì. Dove vengono controllati i pezzi che vengono prodotti, cioè meglio quelli revisionati prima di essere installati in macchina, vengono controllati, giusto? E poi, già, esatto, e la parte più importante è quella del collaudo, perché sulle macchine revisionate abbiamo la stessa procedura di quello che facciamo i collaudi interni per le macchine nuove. Quindi tutti i pezzi vengono collaudati uno per uno, si fanno CMK e CPK. Quindi dopo sostanzialmente tutta la revisione, cioè tu fai la revisione macchina, monti, vedi che tutto funziona, poi o fai un collaudo VDI del pezzo, sì, oppure fai un processo nuovo. Processo, sì. Okay. Oppure molte volte facciamo il pezzo, il cliente ci chiede di fare qualche pezzo e noi facciamo il collaudo e facciamo il report, come vengono i report che vengono fatti. Come se fosse un collaudo ufficiale di una macchina nuova. Perché è una macchina nuova. Bravo Baggio. Bene. Ottimo. Grazie. Continuiamo con la presentazione, ma penso che tu voglia far vedere anche il tema del l'Edna, sì, giusto? Esatto. Allora, ecco, penso che è un oggetto che poi Raffaello spiegherà nel dettaglio. Un oggetto interessante è questo nuovo controllo numerico, che è l'Edna System, che poi Raffaello ci spiegherà, sì, perché il sottoscritto non ne sa molto, ma la cosa simpatica è che voi potreste installarlo in una macchina revisionata, quindi avere il top della qualità, sì, o della novità tecnologica installata su una meccanica, su un corpo, sì, vecchio. Sì. Che cos'è che fa questo Corretto. Oggetto? Allora, EMAG ha studiato un co-chip, quindi il nuovo controllo su nostro disegno, nostro studio, per l'integrazione totale su tutte
le macchine delle tecnologie di tecnologia, quindi tutte del gruppo EMAG. Edna è un controllo che si collega anche al MES, quindi al sistema gestionale del cliente. È stato studiato in modo di utilizzare la base FANUC o Siemens, quindi gli operatori che sono abituati a utilizzare FANUC e Siemens delle nostre macchine hanno le stesse pagine video che si utilizzano sulle macchine tipo questa, che potrebbe essere questa qua, okay. Che è lo stesso video, lo stesso controllo, le stesse pagine sono inserite all'interno di questa, quindi l'operatore non ha problemi di capire di, cioè la stessa interfaccia sostanzialmente. Esatto, la stessa interfaccia HMI. E quello che può fare questo è gestire, poi lo vedremo, l'intervento del gestionale, quindi dare tutte le informazioni che adesso la 4.0 ai clienti di produzione di service di fermi macchina. Quindi è una 4.0 non solo finalizzata agli sovvenzioni governative, sì. Ma è una 4.0 reale dove funziona come manutenzione predittiva, sì. Eccetera eccetera, sì. Quindi conosce in anticipo i problemi, sì. I guasti della macchina, sì. Ed è in grado di segnalare al cliente, ossia a noi anche, sì. Il componente che si, sì. Sta rompendo, sì. Teoricamente, esatto. Ed è studiato da noi, quindi non è di terze parti, e quindi siamo noi che l'abbiamo costruito in base alle esigenze e le richieste di questi anni dei nostri clienti. Quindi. Bene, andiamo a vedere nel dettaglio, sì. Su due slide, che cos'è sto Edna? Allora. Prima di tuffarci nell'Edna, io darei qua qualche numero per far capire che cosa è stato fatto di revisioni fino ad oggi e che cosa abbiamo nei prossimi mesi da effettuare. Questa è l'esperienza, l'offerta di EMAG Milano. Abbiamo eseguito dei retrofit incompleti adesso con il nostro personale, 3 VSC 250 completi, retrofit in meccanico 12 linee, quindi 48 mandrini e altre 45 macchine nel settore automotive, retrofit in elettrico di 7 macchine del settore automotive e 10 retrezzamenti di macchine VSC e VL a livello tecnologico. Siamo fieri di quello che abbiamo fatto, perché una realtà come la nostra e con il supporto e l'aiuto dei colleghi e dei tecnici abbiamo raggiunto dei target ottimi e che ci hanno dato orgoglio di lavorare in questo team e di essere un One EMAG. Questo è quanto. Ecco, questo sono un overview delle previsioni di alcuni clienti che sono nel settore dell'automotive, dove la colonna di sinistra quante macchine hanno, la vita media del loro installato. Si vedono che molti clienti con cui stiamo lavorando, stiamo discutendo, hanno macchine, 30 macchine di un'età media di 17. Ecco, quella centrale è l'età media delle macchine che hanno in produzione. Quindi quando... Ecco, ma giusto per capire, questa slide identifica macchine che sono installate ma che non hanno mai fatto del retrofitting. No, esatto. Quindi però... Ovviamente sono macchine che tra qualche anno andranno retrofittate, certo. O dismesse, insomma. Certo. Quindi queste qua sono macchine torni con cui siamo in trattativa, stiamo discutendo con i clienti per poter non dismettere, perché le macchine meccanicamente sono ancora perfette, il problema sono la reperibilità dei ricambi o della diagnosi della manutenzione. Quindi la vita media di una macchina adesso ci sono aziende che hanno 22 anni di vita media, se arrivano nuovi progetti il cliente non ha la sicurezza di poter supportare il loro cliente finale nella produzione con i tempi, con le qualità e con le tempistiche e il tempo ciclo che ormai richiedono. Ecco, l'offerta del mercato italiano, la durata ed esecuzione del retrofit.
come eseguiamo? Noi stiamo eseguendo adesso una redazione di una checklist, quindi di una giornata di un tecnico a un prezzo forfettario a costo, quindi di un giorno. Verrà preparato il preventivo di riparazione da parte del nostro ufficio service, dei miei colleghi dell'ufficio service. Verrà inoltrata l'offerta con la data di reperimento dei ricambi, quindi la disponibilità. La media nostra di un fermo macchina, di una macchina quindi base, di un retrofitting light, quindi meccanico, sono di 3 settimane, con la 4ª settimana, quindi start produzione affiancamento. Quindi siamo fiduciosi, perché questo è il nostro target e questa è la nostra storia: 3 settimane di fermo macchina, perché viene tutto poi gestito già in anticipo con il nostro reparto interno. Ok, vedo riduzione budget dell'investimento 60-70%, ovviamente un valore, come dire, indicativo, perché sì, dipende poi dal valore del retrofitting, se lo faccio al 70-80, al 30%, al 10%. Okay. È chiaro, fuori discussione, che ovviamente in questo periodo in cui anche i materiali sono di difficile reperibilità, il retrofitting, a mio modo di vedere, diventa un'opzione da valutare. Sì. La nostra offerta per il mercato italiano, e quindi noi le attività da prevedere sono quindi l'intervento di analisi di una checklist. Serve per gestire i costi e l'abbattimento anche dei costi superflui, sia per quanto riguarda la sostituzione di parti di ricambio con questa checklist che non sono necessarie, quindi è inutile sostituire ciò che non è necessario, certo. Però eseguire una sostituzione per quei ricambi che ti permettono di abbattere i costi di fermo macchina. Una volta che si ha una macchina retrofittata, si ha la riduzione delle tempistiche di diagnosi, perché i componenti, oltre a rompersi in modo più remoto, è più facile e più semplice fare la diagnosi, perché sappiamo che i pezzi sono qualitativamente perfetti, perché i fornitori sono quelli che sono sul mercato, e quindi sappiamo dove andare a prevedere dove vedere il problema. Introduciamo quindi tecnologie e componenti di ultima generazione per competere nella produzione di questi ultimi anni, perché l'attività. Ma quindi tu dici: io revisiono la macchina, poi cosa fai? Crei un magazzino di ricambi presso il cliente, se vuole ovviamente, sì, oppure presso di noi? Noi in EMAG Aisling abbiamo la fornitura del ricambio nelle 24 ore. Okay. Quindi entro la spedizione, adesso siamo ancora in grado di fornirlo, entro l'ordine, le 2 del pomeriggio, e la spedizione si può avere in fermo deposito alle ore 8 del giorno dopo i ricambi. Possiamo anche fornire, abbiamo fatto con alcuni clienti, una fornitura di magazzino presso il cliente oppure presso di noi, ma diciamo che avere nel giro di poche ore il magazzino senza costi aggiuntivi presso chiaro, di noi chiaro, è chiaro, molto ottimo. E alcuni vantaggi e svantaggi del retrofitting? Penso che fino ad ora più o meno li abbiamo esplorati. Comunque l'attività della sostituzione di una nuova macchina è, il vantaggio ovviamente è una maggiore vita, certo, minor costi di manutenzione. Ovviamente lo svantaggio, come lo vedete, investimento elevato, validazione del nuovo processo. Ecco, la validazione del nuovo processo, questo secondo me ha un peso importante, sì, perché se parliamo di linee di collegate dove c'è un processo definito, testato e standardizzato, andare a sostituire una macchina significa validare nuovamente il processo. Validare il processo significa ovviamente costi e tempi. Certo. Costi e tempi che possono essere salvati facendo un retrofitting, appunto. Sì. Quindi tu potresti andare col tuo staff presso il cliente, sì, mettere, o meglio, sostituire il dente malato, sì, senza dover necessariamente di nuovo ripetere le fasi della validazione del processo, perché la macchina è quella, sì, sostanzialmente. Diciamo che noi facciamo il controllo del processo insieme al cliente dalla 4ª settimana, ad esempio,
perché siamo sicuri di quello che è stato fatto. Diciamo che il cliente riparte con lo stesso processo, stesse attrezzature, stessa utensileria, magari ottimizzando il tempo ciclo, senza dover rifare per forza un nuovo studio, un nuovo processo. Ecco, quindi chiaro, quindi chiaro. In 3 settimane in teoria si ha la macchina nuova revisionata col processo processo e ripartenza. Riparazione ad hoc, l'hai già detto prima, sì. Sostanzialmente prima di partire a fare una revisione valuti col cliente, sì. Dal minimo al massimo, certo. Che uno può fare, poi certo. Insomma, dialogando col cliente riesce a trovare un equilibrio, sì. Sì. Di riattrezzamento per, sì. Rendere la cosa funzionale, sì. E anche economicamente funzionante. Retrofitting light è quello, ovviamente questo è quello... Quello, va per la maggiore, in quanto l'investimento maggiore. È relativo, però dà un facelifting alla macchina, dà una, come dire, una sferzata di giovinezza alla macchina che gli permette di essere più efficiente, quindi aumentare il famoso OII che oggi tutti, di cui oggi tutti parliamo e che fa tanto figo avere in un numero importante. Adesso noi da quest'anno abbiamo varie richieste, partiamo con il retrofitting light, facciamo il retrofitting meccanico e poi il cliente ci opziona dopo 6 mesi la... Ecco, esatto, quello che volevo capire, retrofitting light che cosa significa? Retrofitting light è l'investimento ridotto sulla base di, generalmente di quello meccanico, quindi meccanico. Quello essenziale per la macchina. Ma meccanico cosa vuol dire? Viti, torretta, cosa significa? Viti, torretta e testa mandrino. Testa mandrino, ok. Poi vengono date varie opzioni che poi in base al budget e alla disponibilità del cliente, centralina idraulica o valvole idrauliche. Però l'obiettivo è quello di discutere col cliente, ed è questa la nostra fortuna, la nostra forza, di fare quello che il cliente ci chiede. Quindi il retrofitting light è quello meccanico e poi dopo 6 mesi, un anno, per non tenere fermo, abbiamo già l'opzione del retrofitting CNC, quindi noi lo facciamo da molti clienti in 2 step. Ogni giro di 6 mesi nello stesso anno, oppure un anno prima, un anno dopo. Perché... Quindi generalmente comunque il retrofitting, per tua esperienza, parte dalla meccanica. Sì, quindi perché... fai la meccanica e lo step successivo l'elettronica. Sì, perché è la cosa più logica da fare, la cosa più seria, ecco. Perché poi dopo, la parte quando hai un CN che è qualitativamente più veloce, più performante, se hai una meccanica di 20 anni, fai fatica a stargli dietro. Certo, certo. Quindi quando... Questo retrofitting, la revisione è un vantaggio per il cliente. Si hanno riduzione dei tempi di consegna per la fornitura, abbiamo sempre un'elevata qualità di lavorazione perché lo garantiamo, perché siamo noi a fare i pezzi insieme al cliente, quindi come una macchina nuova, perché è una macchina nuova, è un investimento ridotto in base alla disponibilità del cliente. Quindi questo è quanto. Chiaro, sostanzialmente tu sei in grado di riprodurre una macchina nuova a un costo inferiore di una macchina, certo. Nuova, ovviamente, perché certo. Vai a utilizzare i componenti di una esistente e hai probabilmente 2 grandi benefici. Primo, economico, che spendi un po' meno, e secondo, che il tempo di consegna è tendenzialmente più veloce, eccezione fatta di avere macchine, certo. A stock, ovviamente, nuove. E poi bisogna sempre tenere conto del fatto che la macchina, quando la facciamo dal cliente, se la vuole dal cliente, non viene spostata e rimane in un layout, quindi non c'è da modificare il layout e non c'è da, certo. Certificare la cella, non c'è da certificare la sicurezza, non bisogna chiamare un agente certificatore. Ecco, questo è un dettaglio importante, cioè non devi ricertificare nulla? No, non devi ricertificare nulla, quindi dal punto di vista della macchina è importante, a meno che non ci richieda la certificazione, ma nessuno ce la chiede perché non ce n'è bisogno. Okay. E non c'è bisogno di ricertificare la cella perché non viene sostituito nulla, non viene modificato nulla rispetto a livelli di sicurezza e quanto eseguito anni prima. Ecco. Certo, certo, certo. Sì, altri ulteriori vantaggi, appunto, la disponibilità dei ricambi, esatto, originali, quindi, dal produttore, con la consegna, integrazione di nuove tecnologie e anche di soluzioni di automazione. Beh, quello è quello, sì, quindi cosa significa? Che tu in una macchina che revisioni sostanzialmente la puoi trattare come una macchina nuova, dove
Volendo possiamo integrare dell'automazione, se il cliente vuole un robot da mettergli in parte tu glielo sì. possiamo fornire, sì. Ovviamente la lista dei ricambi originali perché si annoia a farla, sì. quindi sì. il costruttore è sì. colui che fornisce i ricambi originali, realizzazione di nuove applicazioni che va dietro a quello che ho detto prima dell'automazione, sì. quindi sì. volendo prendiamo una macchina di 40 anni fa, la portiamo a casa, la facciamo diventare nuova, moderna sì. e possiamo fare un pezzo totalmente diverso sì. anche gestendo un tempo ciclo, garantendo un CM, un CMK. Certo, certo, certo. Dove ovviamente, essendo stata da noi retrofittata, possiamo garantire le tolleranze che sono richieste. Sì. E in più, vedo Edna, può essere equipaggiata dell'oggetto sì. Edna, che adesso ci spiegherà nel dettaglio che cosa significa. Ecco, questo qua è il dispositivo, è nuovo, senza entrare troppo nello specifico, diciamo che l'Edna può essere sostituito, come vi dicevo, l'esempio che abbiamo fatto prima, quella macchina che avevamo qua in showroom aveva il vecchio pannello, abbiamo montato il pannello nel giro di un giorno e mezzo, perché la macchina era nuova, abbiamo montato il pannello. Quindi, oltre a fare retrofitting su macchine vecchie, i nostri clienti possono chiedere sulle macchine del nuovo piattaforma. Quindi, diciamo che un cliente che ha una macchina da 4-5 anni e vuole questo pannello, lo può integrare in un giorno e mezzo, indipendentemente da ACN, Fanuc, Siemens, sì, esatto. Rexroth o compagnia sì, bella. Esatto. Perfetto. E ovviamente su tutte le macchine, perché fino adesso abbiamo parlato esclusivamente di tornitura. Sì. Ma tutto quello che abbiamo detto vale per tutte le macchine del gruppo, certo. quindi parliamo di rettifica, dentatura, eccetera, eccetera. Quindi le revisioni che abbiamo descritto fino adesso possono essere fatte anche su dentatrici, volendo. Possiamo fare su tutto, EMAG Milano può e deve fare e garantire la revisione e la revisione refurbishing di tutti i prodotti che sono sul nostro mercato, perché noi facciamo service con i nostri tecnici direttamente da Milano su tutte le tecnologie. Chiaro. Quindi, questo è il prodotto EMAG, la panoramica, la visualizzazione coreografica dei dati e quindi degli schemi, l'interfaccia che è, oltre a essere più bella da vedere, è anche più intuitiva, ma soprattutto è un'interfaccia costruita dai nostri colleghi dell'IoT sulle richieste di tutti questi anni fatte a EMAG e che non abbiamo potuto condividere sia su Fanuc, su Sime e su Bosch Rex. Quindi un unico pannello con tutte le qualità, sì, dipendentemente dalla tipologia di macchina e dalla tipologia di controllo. Ma il reale beneficio qual è? Il reale beneficio di questa... di questo retrofitting è che si possono utilizzare il nuovo controllo su tutte le macchine, quindi per assurdo un domani un cliente, molti clienti che sono mai fidelizzati a noi e avendo varie macchine, varie tipologie di macchine, nel tempo possono avere lo stesso controllo su tutte le tipologie di macchine, indipendentemente dalla tecnologia. Ecco, però entriamo più nel pratico. Se io metto questo bel pannello che avrà un costo di X, sì. com'è che me lo ripago? Un cliente se lo ripaga sul fatto che non deve più gestire varie interfacce, tecnologie con il MES. Però secondo me la cosa molto concreta è che controlla la vita della macchina, o meglio lo stato dell'arte della macchina. Esatto. Quindi se esatto. il motore dell'asse sì. Pluto sì. si sta rompendo... Esatto. Avvisa sia il cliente in primis, ma anche noi volendo. Sì, esatto. Quindi noi possiamo ordinare in anticipo il sì. ricambio, esatto. averlo in tempi non sospetti sì. e nel momento in cui l'oggetto è da sostituire, il ricambio è residente in loco. Infatti c'è un sistema di monitoraggio che viene fatto settimanalmente, quotidianamente e viene inserito in un cloud. Per questo che viene il nostro Edna si... connette al MES del cliente, ma soprattutto si connette al cloud, uh-huh. dove vengono ogni settimana a intervalli regolari fatto l'EMAG fingerprint, che uh-huh. è l'analisi, l'head check della macchina, dove vengono analizzate l'analisi vibrazionale che facciamo adesso presso il cliente,
Se l'analisi che viene eseguita si discosta da quella dal backup eseguito la settimana prima, abbiamo un allarme, un monitor che ci dice controlla che c'è un problema di vibrazione. Quindi o facciamo un intervento con il nostro tecnico oppure facciamo prima l'offerta e poi decidiamo con il cliente quale sia la cosa migliore. Però si può tenere, avere in stock il ricambio senza doverlo spedire con un corriere taxi, magari spedirlo qualche giorno prima, settimana prima, e fare l'intervento. Sì, e soprattutto magari pianificare anche l'intervento, certo, di sostituzione, magari durante il weekend, e non fermare la produzione del cliente. Durante il weekend. Però il grande, grande vantaggio che io vedo è proprio questo, cioè dare la possibilità all'utilizzatore del bene che di non fermare mai la macchina, sì, o meglio, di fermarla quando lui vuole. Perché il ricambio è già residente a casa, so che quell'oggetto si romperà tra X giorni e quindi lo sostituisco quando voglio io. Corretto. Quello, corretto, è secondo me il grande vantaggio di questo oggetto. Sì. Ovviamente poi tiene monitorato la produzione, eccetera, sì, eccetera, però voglio dire, sono, come dire, diciamo che è un'integrazione, caratteristiche già presenti, sì, sul mercato. Questo è, direi, sì, che è veramente un benefit tangibile, anche, sì, economico, che il cliente può sfruttare. Quindi ci sono poi tutti i controlli della rottura utensili, l'ulteriore richiesta da parte del cliente può essere valutata dai nostri esperti, fa una valutazione. Sì, la rottura utensili perché? Perché chiaramente la macchina sarà dotata di 1000 sondini, sì, dappertutto, sì, quindi, sì, le vibrazioni, le varie levare può essere utilizzato come controllo rottura. E soprattutto per farla lavorare non presidiato, quindi può lavorare non presidiato con il controllo nel caso ci sono delle difficoltà o di vibrazioni o vede qualcosa che non è nella norma, si ferma, certo, e determina. Questo sempre. Sì, come abbiamo già detto prima, manutenzione predittiva, sì, risoluzione, sì, di stati pianificati, schedulazione e provvedimento, sì, di ricambio, visualizzazione di programma, report dettagliato. Corretto. Questo ne abbiamo già discusso, corretto, prima, ma è che è sostanzialmente il cuore di questo oggetto. Sì. Come hai detto anche tu prima, Edna può essere installato su Fanuc, sì, Siemens, sì, eccetera, eccetera. Direi che siamo quasi giunti al termine, questa direi che è la slide per quel che mi riguarda più importante di tutte, perché visto e considerato che c'è forte motivazione da parte nostra di aumentare il business del retrofitting, quello che vorremmo fare da qua a fine anno, se qualcuno di voi è interessato a retrofittare delle macchine, ci sono delle agevolazioni speciali che saranno valide fino a fine dicembre. Sì, sì. Agevolazioni in cui entreremo nel dettaglio caso per caso sostanzialmente. Sì. Conviene magari chi è interessato fare la richiesta di una visita dove verrà eseguita una checklist, almeno per sapere lo stato della macchina, perché adesso magari c'è, dopo l'estate ci sarà la necessità di ripartire, forse, speriamo. Però essendo io venale, che cos'è che gli diamo di speciale? C'è scritto special offer, cosa vuol dire? Special offer è che possiamo fare un'offerta, un special discount del... No, io direi... Del valore per che i clienti, io direi, se sei d'accordo, per i clienti che fino a fine dicembre ordinano, diciamo, o sono interessati senza nessun ordine alla valutazione di un retrofitting, direi che la visita del nostro tecnico è for free, quindi la visita e la valutazione dell'entità del retrofitting verrà gestita a gratis. Sì. Ok, ottimo. Benissimo. Direi che siamo quasi al termine, probabilmente ci arriveranno qualche domande, sì. Allora, la domanda, questa è tutta tua perché è molto tecnica. Allora, è possibile cambiare dal CNC Bosch, retrofittarlo a un CNC Siemens o Fanuc che sia? Sì. Ossia, abbiamo alcune macchine che sono ancora dotate del controllo Bosch Rexroth, di cui non ce ne sono tantissimo chiaramente sul mercato, sì. È fattibile? Sì, è fattibile buttare via tutto il Bosch Rexroth, sì, e passare a Fanuc? Sì, per noi non è un problema, perché per noi è creare una retrofitting come se fosse per Fanuc Siemens, quindi abbiamo tutti i disegni e siamo in grado di fare la revisione anche sul Siemens One. Solo elettrica, tu dici, io tolgo il Bosch Rexroth, sì, e monto, sì, Fanuc. Poi il cliente sì, può decidere, sì, se fare, però sì, siamo in grado di farlo. Ecco. Ottimo. Ad oggi sono in aumento le richieste di retrofitting?
oggi sono aumentati in modo esponenziale, e quindi soprattutto perché i tempi di consegna del nuovo sono alti, e soprattutto perché non ci sono più ricambi in giro, e quindi quando un cliente è fermo non può più ripartire molte volte. Quindi noi abbiamo molte richieste, e la fortuna è che molte richieste vanno poi in trattativa. Mm-hmm. E quindi sì, diciamo che adesso come adesso la consegna dei ricambi è un po' alta, perché i fornitori sono soliti, fanno col Siemens, certo. Però siamo in grado di dare disponibilità. Sì, quindi. Questo è interessante. Il beneficio fiscale, che conosciamo tutti, ha limitato ha avuto qualche impatto sul retrofitting? Assolutamente no. Ah. Nessuno. Vanno per due vite, per due vie separate, e diciamo che c'è sempre la scelta. La cosa bella è che uno può decidere. Ecco. Sì, devo dire che spendo due parole anche a livello di attività di impianti nuovi. Il beneficio fiscale non ha dato un grande aiuto neanche a IMAG sulle macchine nuove, perché chiaramente è un prodotto che va acquistato quando c'è veramente un progetto. Quindi secondo me sia per quanto riguarda retrofitting che perché macchine nuove, la 4.0 in Italia per quel che ci riguarda non è stata una manna dal cielo, sì, come invece a tutti gli standardisti. Qua ci chiedono se è necessario cambiare anche i motori. Noi lo consigliamo, sì, è necessario cambiare. Saggio. È saggio, anche perché c'è la possibilità di fare delle modifiche oppure delle upgrade parziali, ma il motore diciamo che è un valore in un contesto di revisione pressoché minimo. Diciamo ma su 10, parliamo di elettronica, su 10 il motore che incidenza a livello numerico? Uno, facciamo su 100 il motore a livello 5, su 100 un valore di 100 il motore a livello 5. Quindi diciamo che ha senso cambiarlo? Ha senso perché non sono più disponibili okay. E quindi si può fare, però diciamo che lo sconsigliamo, conviene farlo. Ecco. Questo è interessante, ci chiedono quanto tempo bisogna fermare la macchina per la valutazione? La macchina per la valutazione è generalmente dalle 4 alle 5 ore. 4-5 ore? Diciamo che in un turno arriva il tecnico, dalle 4 alle 5 ore siamo lì e riusciamo a farlo. Ecco. 4-5 ore, poi cosa viene fatto? Viene redatto una checklist, un report, sì, viene inviato al cliente, poi sì, il cliente innanzitutto vede lo stato della sua macchina. Esatto. Dopodiché deciderà, sì, eventualmente se andare. Poi c'è la possibilità anche di fare un'analisi vibrazionale, quello è un'opzione. Mm. Però diciamo che il cliente, in base alla disponibilità, può fare nelle 4-5 ore canoniche. Ecco. Perché non è soltanto un'apertura o chiusura dell'armadio elettrico o una visione, ma un'analisi, ecco, perché serve per capire. Bene, direi che noi abbiamo finito. Se non, sì, ci sono altre domande, possiamo salutare e ringraziare chi ha avuto pazienza di ascoltarci. Sì, e speriamo mille. che sia stato utile e a disposizione per qualsiasi domanda e soprattutto per fare visite di verifica, sì, di eventuale possibile, esatto, retrofitting. Mandate alla mia email, alla mia del service, la richiesta per oggi, già da oggi, tutto come diceva, esatto, Fabrizio, oggi... Le richieste che arrivano saranno eseguite a livello, perfetto, gratuito. Dai. Quindi mandatele oggi che domani pagate. Esatto. Corretto. Esatto. Bene, grazie. Arrivederci. Saluti. Arrivederci. Salve.